www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Testimonianza di grande coerenza. Il Rotary c'è e si vede. Nel 2005 viene eretto il monumento e oggi, scoprendo questa lapide, intitoliamo questo slargo al nostro fondatore. Per cui è una bella testimonianza che il Rotary di Mussumedi dà alla società civile e la dà proprio a Mussumedi, nella città dove opera. E dove? È presente da 30 anni. È presente da 30 anni con i fatti, non con le parole. E questa è una testimonianza. Grazie. Bene, buongiorno. Siamo oggi a Mussumedi, venuti per la solita visita annuale del governatore al club di Mussumedi proprio. È una ricorrenza annuale e il governatore va in giro per avere contezza delle attività svolte durante l'anno rotariano proprio dal club sul territorio. Oggi la visita è stata caratterizzata da un evento unico, perché stamattina abbiamo avuto il piacere di partecipare alla inaugurazione del Largo Polerris, anzi della rotonda Polerris, che insiste esattamente all'entrata del paese in corrispondenza di un monumento realizzato proprio parecchi anni fa dal Rotary International a memoria del centenario della fondazione della nostra associazione. Io ho avuto il grande piacere, il grande privilegio di rendermi conto sulla iperattività di questo club, che è molto presente sul territorio con tutta una serie di iniziative che danno grande visibilità al Rotary e che soprattutto contribuiscono a dare esatta contezza alla società civile non di cosa è il Rotary, ma cosa il Rotary fa, cosa riesce a fare attraverso il coinvolgimento dei propri soci, che sono dei professionisti che a un certo punto della loro vita hanno deciso di mettere al servizio dell'umanità, come recita il tema dell'anno rotariano, le proprie professioni e le proprie professionalità. E devo dire con grande piacere che è proprio qui a Mussumedi questa scelta di vita è diventata una grande coerenza, perché ormai da parecchi anni, il club ha 30 anni, quindi è già entrato di fatto nella storia del Rotary, ha contribuito fattivamente a portare avanti questa scelta di vita che caratterizza un po' la operatività del Rotary nel mondo. Buonasera a tutti. Quest'anno ricorre il trentennale del nostro club Rotary di Mussumedi e devo dire che in questi anni tante cose sono state fatte sul nostro territorio e ancora se ne continuano a fare. E noi siamo, devo dire, sempre presenti sul territorio in maniera fattiva. Ci sono al momento tavoli di lavoro sia con l'amministrazione comunale sia con le associazioni che si occupano di ragazzi diversamente abili e anche con associazioni che sono molto presenti sul territorio e che si occupano proprio dell'assistenza, diciamo, alle persone meno fortunate di noi. Il nostro club è stato sempre un club molto fattivo, non solo a Mussumedi ma anche nei paesi limitrofi, perché comunque è un club che raccoglie tutto il vallone. Ogni anno da presidente in presidente si sono realizzati vari progetti a diversi livelli che hanno lasciato il segno sul nostro territorio e hanno, devo dire, anche a mio modesto avviso, migliorato la qualità di vita di tanti di noi.
Sono molto contenta perché oggi abbiamo avuto qui peraltro il nostro governatore Nunzio Scibilia che ha potuto toccare con mano anche vari progetti che si stanno realizzando sul territorio, e io a questa cosa ci tengo molto, anche perché siamo ormai diventati un punto di riferimento importante e vogliamo che diciamo esserlo sempre di più, disponibili per gli altri. Ringrazio tutti i lettori di Castello Incantato e vi auguro una buona serata. Siamo giunti al giro di boa di questo anno sociale che ha visto il Rotaract, l'Interact e il Rotary Club impegnati nel sociale e nelle attività fatte di proposito per la comunità mussomelese. Oggi la visita del governatore è stata molto interessante e molto importante per poter fare il punto della situazione, delle attività che sono state svolte. È anche un momento di confronto con una personalità autorevole quale il governatore, che vanta anni e anni di carriera rotariana, la quale sicuramente ci può dare maggiori spunti per vedere in maniera sempre migliore i prossimi traguardi e le prossime attività che svolgeremo. Colgo l'occasione per sponsorizzare, pubblicizzare l'attività che stiamo preparando e che avrà luogo nelle prossime settimane, l'attività che stiamo preparando e che avrà luogo nelle prossime settimane, ovvero la conferenza sul microcredito. Il microcredito, per chi non lo sapesse, è un'opportunità per chi vuole avviare un'attività commerciale di piccole dimensioni di ottenere un finanziamento anche senza una garanzia specifica. Quindi faremo in modo di invitare quanti più persone possibili affinché queste possano essere a conoscenza di questo importante strumento per avviare nuove aziende nel nostro territorio. Per chi non lo sapesse, il Rotaract Club è la parte giovanile, per così dire, del Rotary, che comprende ragazzi che vanno dai 18 ai 30 anni e si riuniscono non soltanto per fare delle attività di service, che è comunque l'attività principale. Il Rotaract serve anche per formare e tirare fuori dai giovani le proprie doti di leadership. Quindi, se chi ne avesse l'interesse e la voglia, insomma, può comunque contattarci, perché non sarà difficile trovarci qui a Mussomeli, e saremmo felici di accogliervi a braccia aperte, nel senso dire. Noi ragazzi dell'Interact rappresentiamo l'ultimo anello della famiglia del Rotary. Quest'anno abbiamo fatto diverse attività, soprattutto a casa famiglia Rosette. Per il nuovo anno abbiamo in progetto di fare un torneo con la PlayStation, in cui appunto il ricavato andrà in beneficenza, un torneo di calcetto e una fetta di beneficenza che è arrivata alla settima edizione, che si svolgerà a breve nel mese di marzo. www.castelloincantato.it La notizia corre in rete.